L'incarico formale sarà assegnato nelle prossime ore, ma il pubblico ministero, Laura Diodato, della Procura della Repubblica di Asti, ha disposto l'esame autoptico per madre e figlio uccisi dal marito, ovvero il 39enne di Carmignola, che si trova in stato di arresto piantonato nell'ospedale cittadino dopo aver tentato il suicidio. L'esame peritale è sostanzialmente un atto dovuto perché dal punto di vista investigativo l'inchiesta ha preso un'unica direzione, quella evidente, cioè femminicidio e dramma familiare. Ci vorrà ancora qualche giorno per il rientro, tra virgolette, ovviamente, a Rocca Casale di Teodora Casasanta, la vittima originaria del centro Peligno che è letteralmente sotto shock, in un clima di silenzio e incredulità. In paese non si parla d'altro, nessuno riesce ancora a farsene una ragione. Disgrazia immane, purtroppo sono cose che non ci abbiamo parole, non ci abbiamo. Nessuno si pensa che un atto così Questa grave toccasse questa comunità. è una piccola comunità, è un grande dolore, che ci portiamo dietro e naturalmente tutto il nostro condoglianze vanno alla famiglia che pure da poco hanno perso, pure il padre hanno perso, e quindi ci stringiamo uniti a questa ragazza che è una ragazza stupenda. Dall'uomo di piazza al primo cittadino, tutti non riescono a spiegarsi come un dramma così violento e grande possa toccare da vicino la piccola comunità peligna, ma tant'è. In queste ore resta il ricordo di Teodora, la giovane psicologa che tornava sempre in paese, almeno fino a poco prima della pandemia. Teodora si era recata nel Torinese dopo essersi laureata in psicologia proprio per lavorare. Ora prestava servizio al CUFRAD nella vicina Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, dove si occupava di alcolismo, tossicodipendenza, problemi psicologici in generale. Soltanto una volta arrivata in provincia di Torino aveva conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, il padre di suo figlio e infine il loro assassino. La coppia, che era sposata dal 2014 e prima risiedeva a Nichelino, era arrivata in quell'appartamento dove si è consumata la tragedia soltanto dalla scorsa estate. Dal 2016 però abitava nella stessa zona ed era poco conosciuta nel quartiere. A Rocca Casale Teodora ha la madre e fratello, mentre il padre è scomparso di recente. Una famiglia segnata dal dolore, reso più forte questa volta da una tragedia inumana, un'esplosione folle di violenza che in una notte ha spezzato due vite, quanto basta per dare alle cose il proprio nome, femminicidio nel caso di specie. Il marito è stato interrogato in giornata nel corso dell'interrogatorio di convalida, mentre a Rocca Casale, in attesa dei funerali e del lutto cittadino, si continua a piangere su quella panchina rossa che lo zio di Teodora, il vice sindaco Agostino De Simone, aveva fatto posizionare nei mesi scorsi in collaborazione con l'Inner Wheel. Incredibile, ma vero.